Un annuncio funebre che, oltre alla tristezza dovuta, ha suscitato in parecchi ex studenti della Vallata del Lagno anche ricordi dei bei tempi di banchi di scuola, di quando da liceali studiavano i paradigmi, declinazioni e autori latini. Si è spenta a 86 anni la professoressa Lia Storti-Carta, valdagnese di nascita, dove esercitò per più decenni la professione di insegnante di lettere, in particolare al liceo Trissino, ma anche in due istituti che ai tempi si chiamavano ancora scuole medie. L'epigrafe con la triste notizia della morte dell'insegnante in pensione è stata affissa nei giorni scorsi nelle bacheche preposte, suscitando cordoglio fra valdagnesi che l'hanno conosciuta e apprezzata come docente, ligia al suo ruolo non solo legato alla trasmissione della cultura in abito umanistico ma anche di educatrice. Si contano a centinaia, addirittura qualche migliaio, gli studenti vicentini della zona che hanno avuto modo di incontrare da dietro la cattedra quella prof che conosceva nel profondo la letteratura italiana e degli antichi avi latini. Adolescenti di allora che hanno appreso, anche grazie alle indicazioni della loro esigente professoressa, l'importanza dello studio e della cultura in funzione del proprio futuro. Lia Storti-Carta è stata tra le prime donne valdagnese a laurearsi negli studi in lettere, ambito cui abbinava un profondo rigore, una passione divenuta professione.